Ehi ragazzi, ben ritrovati in Crematone e benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Continuiamo il viaggio nel regno dei duellanti e oggi ci aspetta Insector Haga, conosciuto anche come Brukido nella serie animata. Vediamo che cosa accadrà. C'è sicuramente qualcuno che non conosce la vera storia di Yu-Gi-Oh! Cercherò di essere il meno spoileroso possibile, cioè solo i nomi. Ok? Dopo la vittoria con Seto, Yugi rimase perplesso quando ricevette un pacchetto da Maximilian Pegasus, che dovrebbe chiamarsi Pegasus J. Crawford in originale, bla bla bla. C'era una semplice videocassetta all'interno di questo pacco, Yugi la inserì e apparve Pegasus sullo schermo. Saluti piccolo Yugi, sono Maximilian Pegasus. Ho sentito alcune cose terribilmente interessanti su di te. Ora faremo un duello speciale perché hai battuto Seto Kaiba. Ma un duello speciale, com'è possibile? Tramite videocassetta? La videocassetta si usava per registrare immagini e poi trasmetterle sullo schermo della televisione, no? Vi faccio un po' di informazione nel caso non sappiate cosa sia una videocassetta. E una magia arcana congelò il tempo in modo che nessuno potesse muoversi tranne Yugi. Questa dimensione oscura in cui ci troviamo è conosciuta come il Regno delle Ombre. Dimmi, Yugi, credi che ci sia magia in queste carte? Non lo sai? Tu hai inventato questo gioco! E se ti dicessi che non sono stato io a inventarlo? Nei tempi antichi gli egiziani chiamavano questo gioco il gioco delle ombre. Invece di usare le carte, combattevano con mostri e magia vera. Le forze magiche erano così potenti che gli egiziani persero il loro controllo e per poco non distrussero il mondo intero. Yugi, ragazzo mio, sei davvero divertente. Sei così provocatorio ma tuttavia impotente. Completamente all'oscuro del potere del tuo puzzle del millennio. 5.000 anni fa un potente faraone imprigionò la magia dei giochi delle ombre in 7 mistici oggetti del millennio. Stai dicendo che il mio puzzle è uno di questi oggetti? Sì, ci sono energie mistiche bloccate al suo interno. Una magia che solo tu potevi sapere come scatenare. Mentre duellavano, Pegasus sembrava conoscere ogni mossa di Yugi e finì la partita con la vittoria appunto di Pegasus, anche se di poco. Tu presumi che ti stia dando una scelta in proposito, ma ti sbagli. Perché anch'io posseggo uno dei 7 oggetti del millennio, l'onnipotente occhio del millennio! Nani? Ho scoperto che con l'incentivo giusto, chiunque può essere forzato a giocare al mio gioco. E il potere dell'occhio del millennio fu diretto contro l'anima del nonno, e l'anima venne assorbita all'interno di una carta. E Yugi poteva solo guardare, che è successo? Allora, in teoria l'anima del nonno è stata trasferita dentro un mini televisore. Teoria. Comunque si diressero verso il regno dei duellanti e a ciascun duellante furono date 2 Star Chips che si mettevano sul polso e c'era appunto un bracciale dove andavano inserite queste stelline. E una volta raggiunte 10 stelle potevano accedere alla lotta contro Pegasus. Durante il viaggio Yugi si presentò con Brukido e Brukido gettò le sue carte di Exodia in mare. Comunque sia Yugi inseguì Brukido nel bosco. Benvenuto, disse il regno alla mosca. Sei cascato nella mia trappola, aveva questa voce roca Brukido. Brukido, perché hai distrutto le mie carte Exodia? Non puoi mettere una pietra sul passato? Brukido, è il momento di scoprire se sei bravo a duellare e come lo sei a scappare. Sì, Yugi si trasforma, no? Il faraone esce allo scoperto e cambia anche voce. Forza, duelliamo! Eccoci qua, cosa scelgo? Ambrabacicicocco? Ah, hai vinto lui. Maledetto! Ah, hai iniziato per primo. Non mi piace iniziare per primo. Va bene, va bene, va bene. Calma, calma. Ok. Allora, abbiamo la Polymer. La Polymer. Kaiser la bestia che però ha 5 stelline. Guarda, metto in attacco perché in genere gli insetti sono molto deboli. Ok, quindi potrei vincere facilmente, eh. Ah, quanto sono ingenuo. Me la sento buona. 1200 infatti. Subito? Subito? Subito così? Ma no! Ma dai!
Ma non è possibile! Ma dai! Ma sei serio? Ma al primo turno? Ma grande falena! Perfetta, primo turno! Ah, mostro incarnato. L'attivo ora perché non posso mettere niente. Scarto Kaiser. Nel caso pesco anatema del drago. Recupero lui. Sì, gliela faccio anche vedere. Toh. Te la metto coperta, vai. Attaccami l'altra volta, vai. E quella carta sarà sicuramente una trappola, non una magia rapida, perché le magie rapide il computer le gioca direttamente dalla mano. Oh. Ma scusatemi, io parto dicendo... tanto sono solo insetti! Non ne posso fare niente. Certo, se al primo turno però mi giochi falena perfetta e capisci anche che se non ho mostri da poter evocare... Ho vinto io, vado per secondo. Allora, giochiamo il gigante di pietra. Mettiamo forza riflessa. E finisco. Sarà molto interessante vedere cosa fa lui. Ok. Perfetto. 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 Perfetto, ragazzi. Va benissimo. Forza riflessa, bitch! Allora. Ah, ok, è vero. Non ho mostri. Il mammut può distruggermelo. Però intanto lo metto qui. Zombie, roccia e dinosauro. 200 punti attacco e difesa. Dato che ne ho due, nel caso lui attiva il terreno, dopo la riattivo. Ce n'ho un'altra, posso levare il suo terreno mettendone una io. Quindi anche nel caso l'attiva. Oddio, che fa questo? Mostri tipo insetto il tuo deck. Ah, ok. Ma non attacca? 1500 inferiore. Ottimo. Andiamo in battaglia. Il gigante lo lascio coperto. Non mi fido. Chi può evocare lui dalla Ah, oh! Scarabeo Erculeo. Con 2000 di difesa. A 1500 di attacco. Quindi attacca sicuro adesso lui attacca. Eccolo, lo sapevo. Bravissimo, bravo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Non lo so se... Non so se attivarla questa. Evoco Gaia. È un po' un azzardo sacrificare due mostri in questo momento. Però devo farlo. Gli distruggo quello... Gli distruggo quello in attacco, ma a Wabuku. Ah, oh no, 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 di nuovo, ah. Ah, ok, no, 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 ma dai, ma è possibile? Ma no! Ma perché? Ma... Buco nero, vieni, buco nero, vieni, vieni, buco nero, vieni. Ma quante lande desolate c'hai? 3 lande desolate nel deck. Ma si può. Proprio con un deck di base del gioco. Non so se è buono. Perché non ho neanche visto le carte. Vediamo, vediamo. Magari è sicuramente migliore di quello di Yugi. Forse non ha 3 lande desolate inutili nel mazzo. Già 2 erano troppe. Voglio giocarmela così. Il copiatore non posso mandarlo in campo
così, a diritto. Prendiamo un dannetto. Mandiamo in campo il copiatore, che copia quella carta e la manda a casa. Guarda, me le gioco tutte, Sta a 1.700 e arriva a 1.900 di attacco. Battle Phase. E attaccalo. Awaboku, non Awaboku, viene distrutto. Bon. Io sono comunque coperto. Durante la Battle Phase, però, io guadagno... Aspetta. Questa è una trappola. Però non ha nulla all'effetto. Allora, l'attivo comunque, dai. Non so. Era il bozzolo. Buono. Buonissimo. In questa maniera io l'ho distrutto. Battle Phase. No, attacco con lui. Waboku. E il mostro non viene scoperto. Ah, viene scoperto comunque. Ma non subisce nulla. E niente, Waboku. L'effetto era ancora attivo. Nulla da fare. Breaker, mamma mia Breaker. E si prende un segnalino. Bon, 1.900 di attacco. Battle Phase. Attacco perché potrebbe avere quel mostro. Vai così. Let's go. Ma dai, ma sul serio? Ma perché mi fai questo, Brukido? Ah, però scoperta. Quanti mostri c'ha? Io ho una paura matta perché ora lui mi ricaccia una roba tipo buco nero. Con Breaker attacco sempre quella coperta perché non si sa mai. Potrebbe essere pericolosa, ragazzi. Vedi, però così, come col deck fatto bene, come si vince, raga? Col deck fatto bene si vince. E niente, finiamo il turno. Vai, amico mio bello, vai. Guarda, proprio ti voglio proprio annichilire. Ti voglio annihilare. Tradotto dall'inglese. Ragazzi, un deck può cambiare tutto. Sì, prendilo pure. Attacchiamo con quello più debole prima. E poi la carta con cui ho potuto iniziare. E si vince! Era tanto difficile? È finita. Ho vinto. No, impossibile. La mia falena è imbattibile. E invece no. La signora Arpia col deck di Joy. Anche Joy partecipava al torneo dei duellanti per il bene di Serenity, sua sorella, che purtroppo ha bisogno di un intervento chirurgico perché è cieca. Però attenzione, perché arriva una voce fastidiosa che è di My Valentine, e loro già la conoscono a quanto pare, e vuole sfidare Joy. E perché vuoi sfidarmi? Hai coraggio ad accettare? Duelliamo, preparati a perdere. Lei vuole sempre avere l'ultima parola. Ora, per il bene della storia, userò il deck di Joy, che non è proprio buono fino a quando non si arriva a Duel City. Ma facciamolo. Proviamoci a perdere. Non mi ci devo neanche impegnare. Oddio. Ok. Attenzione però, Ah, tocca a me. La torrecca la va. Attiviamola. Magari becchiamo subito la carta. Tre ce ne hai, Joy, ma perché? Guarda, almeno ne eliminiamo una dal deck. Non l'attivo perché è pericoloso. Carità graziosa. So già cosa scartare, comunque. Una è questa e un'altra è questa, Kaiser la bestia. Predatore con ascia. No, predone d'ascia. La evoco. Vai. Perché ho scartato potere di Gaia? Dato che prima ho detto che avere due carte terreno in mano può essere buono. Perché è meglio così? Credetemi. Ah, ok. Non viene distrutto in battaglia, scommetto. Ah no, 1.800. 1.700. Ah, guadagna 100 l'attacco, quindi anche su se stesso?
Guarda, evoco Kojikoshi. Kojikoshi, forse Kojikoshi, non si capisce bene. Attiviamo Gaia, devo attivarla per forza. E attivo anche questa. Che mi prende un mostro da fusione e me lo mette in mano. Ecco, questi due, spadaccino e signore, si fondono, ma non posso farlo. Prendo il drago. Il cucciolo di drago. Ora. Oso attaccare? Vediamo come mi annichilirà. Prendo, le rubo mostro resuscitato, signorina Mai. Grazie. Prendo 2000 punti danno, ma chi se ne frega? Faccia da uccello. Che bel nome. Ah, era fino alla fine del turno. Allora, Signore del Tempo. Ha un effetto particolare questa carta. Deve uscire testa. Se esce testa, tutti i mostri dell'avversario vengono distrutti. Se esce croce, vengono distrutti tutti i miei. E subisco danno pari alla metà alla somma degli attacchi che quei mostri distrutti avevano mentre erano scoperti sul terreno. Ho solo lui. Battaglia! Attacca! Boom! 500 danni! E mo mi distrugge. Volevo arrendermi, ma non l'ho fatto. No, devo usare un deck che ho usato prima. Se no non se ne esce, raga. È inutile. È inutile. È troppo forte l'avversario in questa maniera. O becco un mostro con 2000 d'attacco. Mi ha sconfitto. Non ho niente per difendermi. Mi attacca con quello più debole e ha vinto. Attiviamo subito scheggia dell'avidità. Attenzione, tutti i mostri poco guadagnano attacco e perdono 400 di difesa. Non è male. Avanti. Batti questo, batti ora. End phase. Dunque, lei potrebbe evocare la bestia alata lì, che si prende più 100 l'attacco, ma non lo fa perché non ha nulla per difenderla. Non può difendersi dal mio attacco con lo stendardo. Che voglia. Ok, Alector, signore degli uccelli. Sovrano degli uccelli. È interessante però, eh. Oh, non posso attaccare. Che peccato. Attacco al prossimo. Non si preoccupi, signorina Mai. La distruggerò nel prossimo turno. Non può fare nulla. Oh. Pensa che io non fossi pronto per caso? Mandiamolo al cimitero. Attivazione! Bemmete! Allora. Evocazione per questa qui, che guadagna un bel po' di attacco. E se viene distrutta, posso scegliere un mostro dell'avversario e mandarlo al cimitero. Attacco questa. Oh, quell'arpia. Non era censurata, vero? Ah, è censurata. Peccato. Praticamente sì, non dovrebbe avere i collan blu e questa qui non dovrebbero avere i vestiti, in poche parole, ma solo quelle strisce nere che non fanno vedere le zinne. In realtà solo questo, quelle giapponesi sono così. Però quelle europee e americane no. Aia, 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 aia. Ma sul serio? Ma sul serio? No. Posso comunque sia continuare a combattere. Sì, l'aggiungo a questa. A questa. Sì.
È una pro playata da 3000 IQ. Dovreste capire subitissimo il perché. Perché se viene distrutta, se ne va a casa uno dei suoi mostri. Quello 2100 non ha attaccato prima. È un po' è stata un po' una stupidata, eh. Però posso capire perché. Veramente no, però. Sì, sono cose che si dicono. E end phase, ragazzi. Non ho subito ancora un danno. Neanche uno, neanche un life point. Un altro in pace. Vai. Battle phase. Attacchiamo. Ok. Uno. Due. 100 punti. Cosa? Guarda, ti attacco con quella più forte proprio per evitare magagne, sai com'è. In pace, terminala tu. Ragazzi, non c'è storia. Il deck che ti dà il gioco, non me lo sono neanche fatto io, è quello che dà il gioco. Ed è forte così. A meno che non ti dà un deck più forte di proposito. Aia. Come? Ho perso contro un dilettante? Mai, ho cercato di spiegarti che il due monsters è più importante di una semplice vittoria. Per essere un campione non puoi pensare solo a te stessa, eh già. C'è anche il match invertito. Però, sti due match falli invertiti è un po' pesante. Vediamo come va però, io ci provo. Una vittoria davvero davvero facile. E anche quella di Mai contro Joy è vinta. Purtroppo col deck che mi dà il gioco, perché il deck di Mai fa schifo come quello di Joy e quello di Yugi e quello di Kaiba. Ragazzi, purtroppo mi dispiace a dirlo, ma io ci provo a vincere col deck della storia, ma non va. Il deck della storia è il deck peggiore di sempre. Ad ogni modo, per questo video è tutto, ragazzi. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.